GF VIP 7, Antonella sbotta contro Micole Donna Maria, ha mancato di rispetto e anche tu. La 16 puntata del GF VIP 7, in onda giovedì 10 novembre su Canale 5, non è stata facile per Antonella Fiordelisi. La concorrente è stata messa al corrente di un confessionale di fuoco di Micole in Curvaia in cui ha dichiarato di essere stata cercata fino a quest'estate da Edoardo Donna Maria. Nel post puntata Antonella ha sostenuto di essersi sentita mancata di rispetto sia da Micole che da Edoardo. In puntata, Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip riguardante un confessionale di Micole. La giovane ha spiegato che fra lei ed Edoardo ci sono stati contatti fino alla scorsa estate. In particolare, Donna Maria l'ha contattata ripetutamente sui social per chiedere un incontro. Inoltre, in Curvaia ha parlato di un ultimo incontro avvenuto in macchina, in cui Edoardo ha fatto di tutto per conquistare Micole. Antonella Fiordelisi non ha affatto gradito le parole della coinquilina, sono schifata. Successivamente la 24enne campana si è lasciata andare ad un duro sfogo nel post puntata del GF VIP 7, Micole mi ha profondamente mancato di rispetto. Antonella ritiene che il confessionale di Incurvaia in cui rivela dei retroscena su lei ed Edoardo sia stato di cattivo gusto. A tal proposito, Fiordelisi non ha fatto nulla per nascondere il suo fastidio, mi hai mancato di rispetto anche tu, Antonella ha detto a Donna Maria. Secondo la influencer campana, Edoardo non può paragonare il flirt avuto con Micole a quello che lei ha avuto con il suo ex Gianluca. Poiché tra loro si tratterebbe solo di un'avventura. Dopo aver ascoltato la posizione di Antonella Fiordelisi, Edoardo Donna Maria ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti. Il volto di forum ha cercato di far capire che Antonella sta sbagliando ad avercela con lui, capisco che ti dà fastidio. Ma non puoi prendertela con me. Nonostante Donna Maria si sia giustificato per l'ennesima volta, Fiordelisi ha rincarato la dose. Nello specifico, la concorrente campana ha insinuato che Edoardo abbia cercato Micole quest'estate solamente perché non aveva nessuna ragazza con cui trascorrere le vacanze. Il confronto scontro nel post puntata dei Donnalisi si è concluso con un nulla di fatto. La 24enne infatti ha cacciato Donna Maria dalla stanza, invitandolo a dormire in un altro letto. Dopo la notte trascorsa a discutere e cercare un chiarimento, Edoardo ha cambiato stanza mentre Antonella si è ritrovata a dormire con Oriana anche se tra le due non scorre affatto buon sangue. In puntata, Fiordelisi ha avuto da ridire anche sull'atteggiamento della influencer venezuelana.